Grazie Presidente. Confermo l'orgoglio che ho espresso negli interventi precedenti nel consegnare all'Aula il voto positivo da parte del Movimento 5 Stelle. La forza politica è stata candidata alla guida di questa città per fare quanto non è stato fatto nei decenni scorsi. Oggi purtroppo registriamo una conferma perché le dichiarazioni che sono pervenute negli ultimi minuti da parte delle due forze politiche che hanno governato negli ultimi decenni non fanno altro che confermare su tutta la linea la contrarietà politica da parte di queste forze rispetto allo sviluppo, l'infrastrutturazione della città in modo tale da poterla rendere e portarla sullo stesso piano delle altre città europee. È una conferma rispetto a quanto non è stato fatto quando loro amministravano. Io capisco che per alcuni la massima che noi ripetiamo ogni volta quando parliamo di quelli di prima è diventata stucchevole, ma oggi va ribadita perché è una plastica realtà. Si è maturato, nonostante comunque un lavoro da parte della Commissione che ha teso a coinvolgere le opposizioni per potergli dare ogni tipo di strumento per andare anche a fare un lavoro appunto condiviso, per sostenere quanto determinato nello scenario di previsione nei prossimi 10 anni, per poter avere quella forza politica, non tanto come unica forza politica in questo caso di governo, ma come capitale che recepisce quanto determinato questo caso da parte dei cittadini. Ecco, neanche nel momento in cui si fa un percorso partecipato dove i cittadini arrivano a richiedere con forza la realizzazione di queste opere, neanche quando avete di fronte una forza politica che si prende la briga con coraggio di veicolare tutto ciò attraverso indirizzi per poter portare queste istanze all'interno delle altre istituzioni, neanche in questo caso riuscite a condividere quello che serve a questa città. Parlate del fatto che noi prendiamo esempio come Milano. Milano ha visto crescere il suo territorio in termini infrastrutturali su ferro grazie a un percorso che è stato sostenuto dalle stesse forze politiche che voi rappresentate in quei territori. Su Roma tutto ciò non è mai avvenuto, anche per i vostri parlamentari, che non mi sembra in passato abbiano sostenuto questo tipo di esigenze. Oggi voi vi prendete tutta la responsabilità in maniera del tutto evidente, senza un microgrammo di scusa. Ve la prendete e ve la portate a casa. E io vi invito a non tornare mai più in quest'Aula con delle richieste che riguardano appunto l'implementazione della rete infrastrutturale integrata su ferro, perché oggi avete dimostrato che non avete nessun interesse a sostenere, anche in maniera, come dire, con tutta la critica possibile, quanto comunque è stato determinato con un percorso spettacolare, durato quasi 3 anni, rispetto a normative che non abbiamo neanche fatto noi, perché come avete rivendicato sono normative che avete fatto e sostenuto voi a livello governativo. Abbiamo lavorato con gli strumenti che voi avete determinato. Abbiamo portato, grazie a quegli strumenti, dei risultati a livello di misurazioni trasportistiche che non danno alternative a questa città rispetto a quello che serve per recuperare, ripeto, 70 anni di chiacchiere, perché quello di cui stiamo parlando oggi sostanzialmente è inserire la quarta linea metropolitana di Roma e alcune diramazioni secondo quanto era già stato definito come necessario prima dell'approvazione del piano regolatore, pensate addirittura del 1964. Io capisco che alcune critiche da parte del centrodestra che vogliono accomunarci al centrosinistra rispetto a quanto determinato, non so perché loro amano fare questi accostamenti, li capisco perché non hanno altri pretesti, però li invito a considerare che negli anni 50 Roma non era governata dal Partito Democratico.
Allora come la mettiamo? Roma non è mai stata governata da una forza politica che ha realizzato queste opere. Non so come dirlo, non so trovare altre parole. Oggi noi stiamo rappresentando essenzialmente quello che serve alla città, non quello che serve al 5 Stelle. Voi lo state traducendo in un qualcosa che serve al 5 Stelle, come se noi amassimo rivendicare questo risultato come un qualcosa che riguarda la nostra forza politica, quando invece appunto vi abbiamo aperto a ogni tipo di condivisione rispetto a questa istanza. Oggi noi registriamo che con voi, proprio da questo punto di vista, non c'è proprio possibilità di dialogo, di condivisione, di portare appunto, no, un qualcosa di determinante. È la ragione per cui questa forza politica, dopo tutti questi decenni, è stata mandata a governare. Non ce ne sono altre. E per questo non vi ringrazio. Arrivederci.